riusciremo a risolvere un problema che ha condizionato tutti i lavori di Lungomare Canepa. Dobbiamo ringraziare ovviamente Sviluppo Genova, ANAS, tutte le società che sono state coinvolte in questo lavoro. Abbiamo trovato aperture di discussione da tutti quanti, siamo riusciti ad arrivare a una soluzione del problema, che anche se parziale, no, la soluzione ce l'abbiamo totale, però adesso ne faremo solo un pezzo, perché aspettiamo poi che la strada venga rilasciata al Comune di Genova e allora faremo poi il secondo step, cioè il secondo pezzo per completare l'opera. Sapete che qui ci sarà una fascia di rispetto alberata, non ci sarà più il muro ovviamente, e oggi cominciamo con l'abbattimento del muro e da oggi in poi andranno avanti le azioni per mettere l'area in condizione di dare a tutti i cittadini e a, non solo quelli che abitano qui ma anche a tutti i cittadini genovesi una città migliore. C'è ancora il discorso del rumore che va affrontato, non abbiamo ancora il progetto definitivo per il rumore. Per le barriere antirumore, lo stiamo facendo e sarà poi un ulteriore step che implementeremo quando la strada sarà restituita al Comune di Genova. Sì, non mi fate parlare del passato, stamattina qualcuno ha cercato di tirarmi per la giacchetta, non vorrei essere tirato di nuovo. Certo, bastava un po' di buonsenso, non conosco la situazione del passato per cui non so come mai non si sia affrontata la cosa in questo senso, con quest'ottica. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per accontentare i cittadini, che non vuol dire solo accontentare un centinaio di cittadini, no, vuol dire fare una città più vivibile, perché questa è la cosa importante. Grazie. Bene? Allora. Voilà. Ora ci divertiamo. Pronto? No, hai ragione. Prima si prendono. Sapete come si prende più là? Sapete come prego. Attenzione che ribalza. Attenzione che parte. Sì, un attimo. Più forte.